Un saluto da Mattia. Il governo ha reso ufficiale l'utilizzo del Green Pass. Teroni di merda! No, mi spiace, ma la Padania Libera non c'entra niente. Facciamo qualche passo indietro e partiamo dall'inizio. Il Green Pass è una certificazione che permetterà di viaggiare liberamente in Europa per turismo. Così finalmente possiamo aspettarci le orde di tedeschi con calzino bianco e sandalo al seguito e i nostri giovani potranno finalmente andare a Mykonos ad alcolizzarsi e trombare. È stato introdotto in contemporanea all'allentamento delle misure restrittive contro la pandemia, grazie all'arrivo dell'estate e alla campagna vaccinale. Per i nostri amici complottisti Novax, Bill Gates sta organizzando una riunione per conquistare il mondo a Ibiza e ci piloterà i vaccinati utilizzando i chip impiantati grazie ai vaccini. I Green Pass entreranno in vigore dal 1 luglio e per gli italiani saranno rilasciati a tutti coloro i quali hanno almeno una di queste tre caratteristiche. Aver effettuato almeno la prima dose di un vaccino da 15 giorni. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti al viaggio. Essere guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti. Se ce l'hai tutte e tre, sei tipo immortale, non so, vinci tipo un bacio da Mario Draghi, non lo so. Il certificato avrà la validità di 270 giorni a partire dalla seconda dose del vaccino, circa 9 mesi. Se hai fatto o se farai il Johnson & Johnson è più o meno lo stesso. Devi aspettare 15 giorni per averlo e poi, dopodiché, 270 è la sua validità. I Green Pass saranno rilasciati gratuitamente dalle autorità nazionali e saranno disponibili in formato digitale o in cartaceo, con un codice QR. Per ognuna delle tre condizioni sopracitate verrà rilasciato un certificato distinto, con un suo codice QR. Collezionali tutti! In Italia, inoltre, il Green Pass sarà usato anche per poter partecipare a manifestazioni pubbliche, come gli eventi sportivi o i concerti, per poter accedere a strutture sanitarie assistenziali o anche per spostarsi da e verso regioni rosse e arancioni in caso in autunno dovessimo ricominciare a colorarle con il colore tipico delle foglie dell'autunno. Si spera di no. Tutte le informazioni possono essere trovate nel link che vi riporto in descrizione, ma proprio tutte, cioè, vi fa vedere persino come piegare il Green Pass. Cioè, scherzi a parte, io ancora non ho imparato a piegare le coperte, quindi figuriamoci Green Pass. In Italia se ne occuperà la piattaforma DGC, attiva da ieri. Questa piattaforma dovrebbe integrare automaticamente i dati di vaccini effettuati, tamponi e certificati di avvenuta guarigione e avvertire i cittadini, tramite SMS o email, che il loro Green Pass è pronto per essere scaricato. Secondo il governo, tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni saranno rese disponibili entro il 28 giugno. Le certificazioni saranno scaricabili online tramite la piattaforma già citata oppure utilizzando il fascicolo sanitario nazionale elettronico dall'app Immuni e dall'app Io, quella che serve per il cashback e la lotteria degli scontrini. Mentre per i boomer che non fanno i balletti sui TikTok, non vi preoccupate, sarà comunque possibile ottenerlo tramite il proprio medico di base, dal pediatra o in farmacia, presentando la tessera sanitaria. E niente, penso che sia più o meno tutto. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, condividete il video se pensate che possa servire a qualcuno, o anche solo se vi è piaciuto, iscrivetevi ai nuovi canali social, Instagram, su quale ho già cominciato a postare qualche foto, e TikTok, su quale comincerò da settimana prossima con i video, e niente, alla prossima!